Villa comunale di Piazza Pittore a Rinda, polmone verde cittadino di Alcamo. Essi si rischia di essere monotoni, tanti servizi, non tantissimi comunque, ripetuti i servizi sono stati pubblicati sempre più di frequente qui su Alcamondo Blog, in riferimento al fatto che è stato appena allestito in questa importante villa di Alcamo, è stato allestito un parco giochi. E però la lieta e apprezzata novità è purtroppo affiancata al ripetersi di fatti che sono molto spiacevoli, almeno per chi si ritiene un cittadino civile che comunque vorrebbe avere a disposizione degli spazi pubblici più puliti e più decorosi. Mi riferisco al fatto che qui si continua ad abbandonare rifiuti. L'area che noi definiamo isola ecologica, che ci consente di differenziare i rifiuti, ma in cui troviamo anche dei vecchi contenitori ormai in disuso, e comunque l'isola ecologica, per intenderci, si presenta ancora una volta un accumulo vergognoso di rifiuti di vari tipi a pochissimi metri da questo parco giochi che è stato appena montato qui sul lato ovest della piazza Pittore Renda. E con queste immagini piuttosto eloquenti vorrei fare riflettere chi segue Alcamondo Blog sulla effettiva necessità di custodire adeguatamente quest'area, perché qui è evidente che anche la presenza di un impianto di videosorveglianza non basta. C'è una problematica molto grave che continua ad affliggere questa zona, in particolare questa villa comunale. Sono in corso interventi di manutenzione, di pulizia da parte delle squadre della nettezza urbana, degli addetti al verde pubblico, alla cura del verde pubblico, però qui evidentemente continuare ad assistere a questo sgradevole scenario non è assolutamente il massimo. E, tra l'altro, qui occorre effettuare un intervento di disinfestazione, credo, perché l'aria è invasa da insetti piuttosto molesti. E, insomma, occorre, se da una parte si vengono a montare dei giochi per bambini, occorre però con urgenza fare di tutto affinché questa zona si presenti il più possibile accogliente.
Nel frattempo queste immagini chiaramente sono registrate nella mattinata di oggi, mercoledì, è chiaro che la maggior parte dei bambini è a scuola e di conseguenza immaginiamo che nelle ore pomeridiane possa tornare ad aumentare l'affluenza in questo parco, diciamo così, che però deve essere assolutamente protetto da incursioni vandaliche, da abbandoni di rifiuti. E qui ripetiamo purtroppo sempre le stesse cose. Fino a quando non lo so, ma purtroppo è un dovere di chi vi informa continuare a documentare la situazione che anche qui in Piazza Pittore e Renda purtroppo dobbiamo vedere.